Allora, questa è una collana della collezione Morgana. E Morgana dal mondo magico della fata, antagonista di Re Artù, perché è un po' una sfera magica per noi, no? Nel senso che è una sfera in cui ci sono questi tre elementi che sembrano un po' fluttuare uno sull'altro, nel senso che non sono collegati tra loro esternamente, ma sembrano magicamente così, sospesi. Questo è uno degli 11 gioielli vincitori del concorso Create Your Love di Gold Italy, la fiera aretina dedicata al gioiello Made in Italy. Le 27 aziende coinvolte dal contest si sono sfidate partendo dal cerchio, elemento chiave di questa edizione, ma anche delle sinacole, collane composte da sfere usate da mamme balie già nel 600 per incantare i bambini grazie ai loro suoni e alle loro forme. Concluso con successo il contest, si appresta ad archiviarsi anche questa edizione della Tre Giorni, nell'ultimo giorno di fiera e dunque anche tempo dei primi bilanci, seppur nel clima di incertezza che attraversa l'intero settore. Il ripensare un posizionamento diverso del Made in Italy rispetto alle fiere generaliste è sicuramente una scommessa avviata 5 anni fa che a mio avviso sta dando dei frutti positivi. È ovvio che il mercato è un mercato estremamente inatteso e che in questo momento sta mancando soprattutto la parte araba di questo mercato, che è sempre stata la parte prevalente per la produzione aretina. Quindi si tratta di capire intanto di non ripetere errori di accavallamento di fiere che ci sono stati quest'anno e di capire soprattutto quali sono i potenziali mercati di sbocco che possono andare a sostituire quello che allo stato attuale non può garantire sicuramente i numeri di 4-5 anni fa. Abbiamo avuto un incremento molto importante dall'Europa, addirittura dalla Germania un più 40%, quindi significa che dovremmo ripensare in qualche modo anche alle tipologie di prodotto che andiamo a proporre sulla piattaforma Gold Italy, quindi Made in Italy, però Made in Italy magari con certi pesi e certe manifatture. Ma la fiera si è presentata all'inizio abbastanza bene, poi diciamo il complesso insomma è stato abbastanza poi a rilento, insomma non è che si è fatto poi molto, forse perché ci sono accavallate un po' troppe fiere qui in Italia. A metà settembre abbiamo avuto la fiera a Hong Kong, fine settembre a Vicenza, primi di ottobre Istanbul, e questa sono 4 fiere in 40 giorni. Tutto ciò è assurdo.